apri un istante ti farà venire, che nasce sempre il sole dove cerco. Con questa canzone sotto casa è impossibile stare fermi. Infatti, no, vabbè, ma poi guarda, proprio per questo, sai, il concetto di battiti live mi è sempre rimasto a cuore come performance live, per cui così, piuttosto che, insomma, ho voluto veramente fare un live anche acustico, volevo farlo acustico, poi se diventa acustico è diventato elettroacustico, alla fine è diventato un ibrido, siamo divertiti, è stato divertente. Senti, ma tu hai la sensazione che con sotto casa, con questo Sanremo, la platea dei tuoi fan si sia ulteriormente ampliata? Sì, ma guarda, è un brano che è riuscito davvero a conquistare proprio tutti. È un brano che è riuscito, sì, penso che sia un brano che abbia colpito soprattutto. Guarda, sono contento del fatto che sia stato accolto anche dai piccoli, perché evidentemente c'è qualche forma archetipica nel testo, nella dialettica, nell'aspetto più filastrocchesco, oltre che orecchiabile, insomma, per cui quando vedo i figli, cioè i miei figli che inizialmente la cantavano, e sono stati loro a forse suggerirmi questa dimensione anche di presentarla a Sanremo, e poi vedo anche i bambini di 5 anni, 6 anni che conoscono il testo a memoria, e quando è che, ecco, la musica diventa un po' un linguaggio universale, forse ne è l'esempio, ed è, insomma, sono io il primo a contemplare questa cosa, non è che posso produrre cose del genere tutti i giorni. Allora, però, ecco, ascoltare i bambini, ascoltare quello che poi alla fine è il percorso naturale di percezione della musica, è sempre di grande stimolo. Il limone d'oro? Il limone d'oro, se fosse un premio del genere, non credo che tu l'abbia mai visto. No, è fantastico, lo terrò. Allora, beh, è bellissimo, per la limonata diventerà d'oro. No, simpaticissimo. Il limone d'oro, poi se quelle cose, io ho anche il limone d'oro, tu non ce l'hai, devi prendere i premi, i nastri d'argento. No, il limone d'oro è fantastico, poi è anche un bel premio. Comunque, Mentre dormi è un brano che tendeva a far limonare. Sì, ma poi ecco, Mentre dormi per me mi riporta proprio dei ricordi bellissimi. Qui siamo molto vicini alla Basilicata e averla percorsa più in lungo e in largo durante tutte le riprese del film è stata un'esperienza straordinaria, oltretutto una terra meravigliosa, per cui sono contento che il pubblico, non solo quello lucano ma anche quello pugliese, insomma, abbia accolto questo brano e abbia, insomma, quindi è un limone d'oro che apprezzo ulteriormente per questo, per quello che è l'affetto del pubblico che mi ritorna indietro anche attraverso appunto la presenza ai concerti, il fatto che la cantano, il fatto che uno si metta lì a limonare mentre la cantano. Grazie. Ciao. Coriandoli di cielo e manciate di spuma di mare, adesso voi.